Sai bene che cosa chiedo. Otterrai il tuo desiderio. In cambio del mio. Il vento è libero, ma la sabbia va dove viene sospinta, ignara del mondo che la circonda, turbinando al respiro degli dèi, alla mercé della tempesta che l'inghiotte. Cos'è un granello di sabbia nel deserto? Un granello in mezzo alla tempesta. Te lo dicevo che non era venuta di qua. Andiamo. Ehi, ehi, almeno dimmi come ti chiami. Possiamo risolverla civilmente. Su, via, parliamone. Ok, la conversazione non è il tuo forte.
cazzo ti penti di non aver scelto la conversazione, eh? Sì, bravo, scappa pure tu. Perché mi stai seguendo? Ti sbagli, sto cercando... Farah, ti ho sentito urlare. Tu e la tua ragazza dovreste andarvene. Ragazza? Farah non è la mia ragazza, è la mia asina. Stai rischiando la vita per un'asina. È una brava asina. Oltre ad avere sulla groppa una fortuna in monete d'oro. Vattene da qui. Se non ti vedono con me non avrai problemi. Avvertimi per tempo la prossima volta. Certo, e il fatto che sai usare la magia non c'entra nulla col motivo per cui vogliono ammazzarci. Non vogliono ammazzarci. Vogliono ammazzare solo te. Ok, tieniti i tuoi segreti. Ma almeno dimmi come fare a fuggire. Io non posso andarmene, devo raggiungere il tempo. Davvero, ora puoi mettermi giù. Lasciala subito! Perdo la mia asina. Cado da una rupe, mi lanciano massi addosso. Non sono di buon umore. Liberala! Ma non la sto tenendo in ostaggio. Lasciala andare! È da voi che sta scappando. Credi di farcela correre? Sì. Allora dov'è questo tempio? Vai avanti, io ti seguo. Spesso sugli uomini dall'alto. Voglio dire, sei una bella ragazza e tutto, chiaramente di alto lignaggio, ma non dovresti gettarti dalle rupi addosso agli uomini. Yeah.
rapporti fra noi e la principessa. Quale principessa? Sei una principessa? Quel tipo non si dà per vinto. Spero che tu non soffra di vertigini. Il teppio è lì, sotto l'albero. Voi altri adorate un albero? Ma tu sei di queste parti? Non sapranno che stiamo andando al tempio? Lì non c'è modo di asserragliarsi. Cos'è questa storia della principessa? E adesso dov'è che corre? Che cosa ci fai lassù? Vai lì e spingi. Cosa c'è nel tempio? Spingi. C'è dell'oro lì dentro. Nessuno ci ha seguiti. Dobbiamo fare presto. Ma se non c'è oro, perché questo posto è tanto protetto? È la prigione in cui ha rinchiuso Ahriman. Ahriman? Ma pensa! Ahriman, il malvagio dio delle tenebre. Quello che uccide la gente, distrugge le città e spaventa i bambini cattivi. Se non vuoi vedere tanti bambini cattivi morti, aiutami. Dov'è Ahriman? Sotto questo sigillo. Grazie per avermi aiutata ad arrivare sin qui. Ma ora devi andare. Vuoi che me ne vada così, come... Erika! Stai indietro. Ci penso io. Non posso perderti di nuovo. Padre, no! Ti supplico! Padre... Thank you.
guardiamoci. Avanti! Mi sa che ci serve un piano migliore. Quello era il piano migliore.
tuoi parenti che vogliono ucciderci? O è solo tuo padre che vuole la fine del mondo? Pensi che l'abbia voluto io tutto questo? Beh, e adesso che si fa? Sempre che il grande dio delle tenebre non ci riduca in punti. Non è ancora fuggito, non del tutto. Il tempio deve avere ancora energia per contenerlo. Sta succedendo qualcosa ai suoli fertili. Se riuscissimo a raggiungerli, potremmo impedire la fuga di Ahriman. I suoli cosa? Questa terra è stata creata per tenere qui Ahriman. Queste zone forniscono energia vitale al tempio. Il tempio alimenta l'albero. Dobbiamo fermarlo. Dobbiamo filare, altro che... Va bene, scappa! Ma non andrai molto lontano. No, me ne stavo tornando a casa. Avevo più soldi di quanto uno... Potevo avere vino, donne, tappeti alti così. E mi ritrovo bloccato da un dio collerico e da una squilibrata. Va bene. Quale di queste cose ci serve per quello che dobbiamo fare? Non possiamo arrivare ai suoli fertili di queste zone. Dovremmo... Non possiamo raggiungerli comunque. Dobbiamo andare in queste parti e poi vediamo che succede. Ah, ma se ritrovo quell'asina. Tappeti alti così, alti così! Masira Neshandini.